sono Pavani della quarta D e difendo la tesi contro. Volevo dire che è vero che in questo momento l'Italia è in crisi, sta passando una crisi economica e i livelli di disoccupazione sono più alti, sono elevati rispetto a 10 anni fa. Ma secondo un'indagine portata avanti dal Global Governance Program dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, gli italiani non lasciano l'Italia per mancanza di lavoro, mancanza di opportunità, ma per arricchire il loro curriculum, arricchire il loro bagaglio culturale, il loro bagaglio delle conoscenze. Infatti, a differenza di quello che succede in altri paesi, come in Grecia o addirittura in Spagna e in Portogallo, dove il 20% o il 30% degli emigrati sono andati via per necessità, per mancanza di lavoro, il 20% di quelli che hanno risposto all'indagine hanno risposto che non sono andati via per mancanza di lavoro, ma per voglia di scoprire, di girare il mondo e di fare esperienze nuove, aumentando il loro bagaglio culturale. Inoltre abbiamo una testimonianza di Alessio Figalli, che è un matematico italiano, giovanissimo, che si è formato nelle scuole italiane, nelle università italiane, e si è trasferito poi successivamente all'estero. È vincitore di diversi premi per la matematica e in particolare l'anno scorso ha ricevuto la medaglia Fields, che molto spesso viene identificato come il maggior riconoscimento che un matematico possa ricevere. E durante un'intervista gli sono state poste appunto delle domande sulla fuga dei cervelli e si è trovato a dover rispondere a queste domande. E, nel rispondere è stato uno dei pochi a non criticare assolutamente l'Italia per non averlo saputo trattenere, ma a elogiare il suo paese per averlo formato, per la formazione che gli ha saputo dare. E gli afferma: la mia formazione è italiana e aver vinto dimostra che il nostro paese riesce a formare, quindi credo che questo riconoscimento sia una bella soddisfazione anche per l'Italia. E questa sua affermazione ci permette di smontare la retorica sulla fuga dei cervelli, esaltando invece il nostro magnifico spirito cosmopolita che incita i giovani a girare. E non penso che sia causa dell'Italia, non penso che l'Italia sia la causa della fuga dei cervelli. Infatti ha anche cercato di attuare delle leggi che aiutassero economicamente le persone italiane che tornassero in Italia, ma queste leggi non sono servite, appunto perché le persone che vanno via dall'Italia non sono spinte da motivazioni economiche, ma dalla voglia di scoprire.